Bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, c'è il massimo riservo sulle indagini condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria insieme ai colleghi di Novi Ligure per identificare gli autori del furto messo a segno nel negozio Bulgari all'outlet di Serravalle Scrivia. Preziose informazioni potrebbero arrivare dalle immagini e dai sistemi di videosorveglianza che dovrebbero aver ripreso il fumo dei copertoni incendiati che i malviventi avevano collocato nelle due vie di accesso all'outlet per far scattare l'allarme e per dirottare lontano da loro il personale di vigilanza. E sempre le immagini potrebbero anche aver ripreso alcune persone del comando mentre si allontanavano in direzione dei vicini binari della ferrovia. Ma su questa storia sentiamo le ultime novità da Franco Capone. Dopo aver visionato alcuni filmati registrati dalle telecamere esterne ed interne all'isolato dell'outlet di Serravalle Scrivia, il comandante della compagnia carabinieri di Novi Ligure, il capitano Marzia La Piana, non ha più dubbi sul colpo messo a segno ai danni del negozio di Bulgari. A compierlo sarebbe stata una vera e propria ben organizzata banda di ladri composta da 5 o 6 persone, come mostrano le immagini. È stato un colpo studiato nei minimi particolari. Mentre all'esterno dell'isola commerciale, per depistare i vigilantes, la banda avrebbe appiccato il fuoco ad alcuni pneumatici in modo da richiamare l'attenzione dei vigili del fuoco e delle altre forze dell'ordine in direzione dell'incendio, alle 3 di notte avveniva l'assalto al negozio di Bulgari. Dopo aver infranto con possenti mazze di ferro le vetrate ed entrati nel negozio, la banda però a questo punto si è resa conto di avere a disposizione poco tempo, ma è bastato ai banditi di razziare alcuni contenitori e di impossessarsi di orologi, collane, bracciali, orecchini, anelli ed altri oggetti di valore. L'ammontare del bottino è ancora tutto da quantificare, ma da quanto si è appreso sarebbe ingente. Il negozio è rimasto chiuso solo per consentire di fare l'intervento degli oggetti rubati. Poi l'apertura regolare. Nessun commento da parte dell'azienda che non ha voluto rendere noto nemmeno l'ammontare del furto. Nei filmati che vengono oggi visionati ancora dai carabinieri, ritengono i militari che il comando era ben organizzato e che tutti indossavano tute nere e guanti bianchi. Inoltre, non escludono i carabinieri la partecipazione al colpo di un basista che conosce molto bene la zona dell'outlet. E disagi lungo la linea ferroviaria Torino-Alessandria a causa del ribaltamento di una SEAT che è finita vicino ai binari in via stazione a Felizzano. Illeso il conducente, che comunque è stato portato all'ospedale Sant'Antonio Biagio di Alessandria per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polfer. La linea ferroviaria è stata chiusa per alcune ore per spostare il mezzo dalle rotaie. Adesso parliamo di lavoro. Finisce in Consiglio regionale la discussione sulla crisi della Bundi di Borghetto Borbera, dove quasi 70 dipendenti rischiano il posto di lavoro. Ieri in comune si è tenuto un incontro e intanto le forze politiche, che ritengono inaccettabile il silenzio della proprietà, sono concordi sulla convocazione di un tavolo di crisi regionale. Ma sentiamo di più in questo servizio. A causa del rischio esuberi del prossimo autunno, i dipendenti della Bundi tornano a scioperare. Nei giorni scorsi, infatti, l'azienda di Borghetto Borbera, che si occupa della produzione di tubi e condotti di refrigerazione, si è fermata per 8 ore per protestare contro il rischio di licenziamenti. Si ritorna alla situazione del 2013, quando sono stati scongiurati 120 possibili esuberi. Oggi ad essere a rischio sono circa 70 i posti di lavoro, ovvero quelli che fino ad ora avevano usufruito dei contratti di solidarietà. Il problema è che con il Jobs Act, da ottobre non ci sarà più la possibilità di rinnovare gli ammortizzatori sociali. Presso il comune di Borghetto si è tenuto un incontro tra amministrazione comunale, le rappresentanze sindacali e i parlamentari della provincia per discutere della questione e riuscire a trovare delle soluzioni per scongiurare gli esuberi. Durante l'incontro è stato deciso di chiedere agli enti preposti di convocare la proprietà dell'azienda, il fondo di investimento americano Sun Capital Partner, per venire a conoscenza del destino dello stabilimento. La fabbrica conta ad oggi 170 lavoratori che da anni ricevono stipendi ridotti.
Parte dei capannoni e degli impianti sono già fermi da tempo e a causa anche dell'alluvione del 2014. In municipio Borghetto erano presenti, oltre al sindaco Bussalino, i sindacati dei metalmeccanici di CGL, CISL e UIL, i lavoratori in sciopero, i sindaci di Arquata, Vignole e Ronco Scrivia, il vicepresidente della provincia Federico Riboldi, consigliere regionale Walter Otria e i parlamentari Riccardo Molinari e Federico Fornaro. Sono state due le strade da percorrere individuate nel corso della riunione, quella di chiedere un incontro al prefetto e la provincia, invitando i vertici aziendali, e parallelamente in regione verrà chiesta la possibilità di prorogare con fondi regionali la cassa integrazione per 6 mesi, per dare un po' di respiro ai lavoratori che rischiano di ritrovarsi a breve senza stipendio. E adesso parliamo di mense scolastica ad Alessandria. Inizia il dopo Aristor, ha vinto la cooperativa Solidarietà e Lavoro la gara d'appalto, ma la commissione comunale deve valutare che l'offerta a ribasso e quanto contenuto in questo scritto presentato alla commissione sia contenuta anche un'offerta accettabile dal punto di vista dei lavoratori, dei dipendenti e anche dalla qualità dei pasti. Vediamo in questo servizio. Il Comune di Alessandria ha appaltato il servizio mense scolastiche alla cooperativa Solidarietà e Lavoro, che ha sede sociale a Bari e che ha battuto la concorrente associazione temporanea d'impresa formata da due società, la Dussmann e la Kamst. Inizia così l'era dopo Aristor, la società che aveva servito le mense scolastiche comunali alessandrine negli ultimi 12 anni. All'apertura delle buste per l'assegnazione dell'appalto avvenuta al terzo piano di Palazzo Rosso, perché la sala giunta è inagibile a causa di infiltrazioni nel soffitto, erano presenti le rappresentanti delle due società concorrenti e poi buona parte delle 82 dipendenti cuoche che dal 1 agosto saranno senza lavoro, ex dipendenti di Aristor, e che dovrebbero essere assunte nuovamente dalla società vincitrice. C'è però da aspettare ancora qualche giorno per sapere chi sarà la vera vincitrice, perché la commissione comunale deve effettuare la verifica di congruità prima della aggiudicazione definitiva. La cooperativa Solidarietà e Lavoro comunque ha vinto con una proposta di ribasso del 10,21% sulla base d'asta di 2.700.000 euro all'anno con un contratto di servizio per i prossimi 3 anni. La Dussmann & Kamst complessivamente invece ha fatto una proposta di ribasso d'asta del 7%. Da notare però che nella proposta della vincitrice cooperativa Solidarietà e Lavoro c'è un costo destinato al personale previsto in 840.000 euro con un contratto d'appoggio al centro di cottura dei pasti alessandrino della ditta Artana Alimentare di Alessandria. La proposta invece della Dussmann & Kamst ha destinato una cifra superiore per la manodopera e servizi aziendali di 1.289.000 euro, molto vicino a quello che Aristor destinava al costo del personale, poco sopra 1.300.000 euro. La speranza a questo punto di sindacati e lavoratori è che non ci siano riduzioni né nel personale né anche nelle ore di lavoro delle dipendenti. La folta platea della Festa dell'Unità di Novi Ligure ha ascoltato ieri sera il neo segretario del Partito Democratico Maurizio Martina, che ha parlato dell'importanza delle tappe d'ascolto dei cittadini e delle sfide future del Partito Democratico. Ma sentiamo Alessandra Della Camp. Il lavoro è la scommessa più importante per ripartire, lo ha affermato il neo segretario del Partito Democratico Maurizio Martina, ospite della Festa dell'Unità di Novi Ligure, dove in un clima di convivialità e di riflessione sul futuro si è parlato di territorio e di continua necessità di ascoltare i cittadini. Bisogna che lavoriamo nel territorio come stiamo facendo, a partire dalle nostre feste, ma soprattutto riorganizzando il nostro lavoro a partire dai bisogni, lavorando su alcuni temi fondamentali come quelli dello sviluppo locale, del lavoro, dell'occupazione, sfidando questo governo su alcune proposte in particolare sociali, ed è quello che vogliamo fare con grande forza nelle prossime settimane, di qui all'autunno. Sono convinto che tanta gente possa darci una mano a costruire un'alternativa a questo governo pericoloso per il Paese. Si vede anche in queste ore che
di fronte alla tanta propaganda che hanno usato su alcuni temi, poi c'è un problema per l'Italia serio di governo di alcune questioni complesse. Sul palco, accanto al segretario nazionale del PD, il sindaco di Novi, Rocchino Muliere, che ha condiviso le parole di Martina in merito al compito delicato che il Partito Democratico deve affrontare in questo momento politicamente difficile. E l'azione è rivolta tutta al riscatto e alla voglia di ricostruire un paese rimboccandosi le maniche. Approvati dal Consiglio regionale del Piemonte una serie di investimenti nell'ambito di quelle che vengono chiamate disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione 2018-2020. Ma sentiamo di cosa si tratta da Fabrizio Mattana. 141 milioni di euro a favore di industria, piccole e medie imprese, artigianato, 11 milioni per il commercio, 8 milioni e mezzo per la cultura, 18 per il turismo, 5,2 per lo sviluppo sostenibile e per l'ambiente, 8,3 per le politiche sociali e per la famiglia, 14 per le politiche del lavoro e la formazione professionale, 5 milioni per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche. Sono questi gli investimenti principali approvati dal Consiglio regionale del Piemonte nell'ambito delle cosiddette disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione 2018-2020. Gli stanziamenti suddetti saranno un toccasana per molte realtà, specialmente per quelle periferiche, ha affermato il consigliere di Liberi Uguali Walter Ottria, euforico per l'approvazione del testo con i voti a favore del centro-sinistra. Potremmo migliorare la vita dei nostri cittadini attraverso le opere e gli investimenti che i comuni piemontesi potranno realizzare nei loro territori. Ci saranno a disposizione, ha continuato il consigliere Alessandrino, 83 milioni di euro per investimenti diretti o attraverso enti locali. Sul tema del dissesto idrogeologico, 64 milioni per la messa in sicurezza del territorio, 3 per il ripristino ambientale, 4 per l'edilizia generale e scolastica e 3 in ambito culturale, turistico e sportivo. Il testo prevede inoltre il trasferimento delle funzioni dell'Agenzia per le adozioni in capo alla Giunta regionale. L'ordine del giorno presentato ad Ottria è volto a garantire la continuità di un servizio di eccellenza. Presentato dal consigliere di Liberi Uguali, un emendamento per la stabilizzazione dei precari nei centri per l'impiego e una proposta per il riconoscimento di un rimborso per le spese di viaggio sostenute dal garante per gli animali. Rimangono a disposizione di Finpiemonte 158 milioni di euro interamente a disposizione del sistema economico piemontese. Anche la musica ha reso omaggio alla città di Alessandria per i suoi 850 anni. Sentiamo Alessandro Della Cava. Dalla danza all'opera lirica, dai brani di tradizione classica ai musical. Il Festival delle Celebrazioni ha reso omaggio agli 850 anni della città di Alessandria, con una carrellata di eventi che hanno riempito le sere estive e soddisfatto il gusto del pubblico. Era infatti varia la scelta proposta nel cuore del capoluogo di provincia e voluta dall'amministrazione comunale per impreziosire anche le note musicali di un compleanno così altisonante. Declinata in 4 serate ad ingresso gratuito in Piazza Duomo, il Festival delle Celebrazioni ha unito questa ricorrenza ad altrettante personalità straordinarie e universalmente ammirate che hanno fatto grande l'Italia nel mondo. Voce quindi al 150enario dalla morte di Gioachino Rossini, che ricorre quest'anno, al 5° centenario della morte di Leonardo da Vinci, sarà nel 2019, al centenario della nascita di Federico Fellini, 2020, e al 7° centenario della morte di Dante Alighieri, 2021. Il Festival ha portato gli spettatori a spasso nel tempo, fra opere di balletto e di lirica, ma anche a contatto con la fortunata formula del musical. La chiusura della kermesse è stata affidata all'indimenticabile Fellini, una panoramica sulla vita e sui memorabili film di uno dei più celebrati registi italiani di tutti i tempi, con la regia di Neva Belli Sacchetti e le coreografie di Cristina Fraternale Garavalli. Il maestro di un cinema visionario, amato in tutto il mondo, è stato ricordato attraverso un intreccio artistico di grande respiro, sul palco la rievocazione del suo sognare narcisista. Altra musica in un altro punto della città, quello dell'ensemble barocco l'Archicembalo, ha respirato negli spazi della corte di Palazzo Ghilini, l'omaggio questa volta ad Antonio Vivaldi e ai concerti per archi e continuo, inseriti nell'ambito del Festival Internazionale di Musica Alessandria Barocca e non solo, che valorizza sotto la direzione di Daniela De Micheli la musica stessa, le chiese e gli edifici storici cittadini.
E adesso l'annuncio tanto atteso è arrivato da Madrid. Il Real Madrid ha diffuso la notizia: Cristiano Ronaldo è della Juventus. Il presidente della Juve, Andrea Agnelli, questo pomeriggio era volato con un jet privato a Costa Navarino, nel sud-ovest del Peloponneso, in Grecia, dove il calciatore sta trascorrendo le vacanze con la famiglia. Guadagnerà 30 milioni netti a stagione, il contratto è quadriennale, nel totale saranno 105 milioni di euro con cui verrà pagato Cristiano Ronaldo. E intanto Cristiano Ronaldo dovrebbe rimanere in Grecia ancora per tutta la settimana. La sua presentazione ufficiale all'Allianz Stadium dovrebbe avvenire il giorno dopo la finale dei mondiali. Intanto a Torino ormai è già scattata la Ronaldo Mania, con la vendita delle magliette dedicata al 7 volte pallone d'oro e con uno speciale gelato che tra gli ingredienti racchiude un liquore portoghese, terra del Natale del campione, appunto. E adesso tra poco ci sarà la nostra pagina sportiva. Un gran numero di appassionati di rally hanno applaudito il ritorno di una competizione sulle strade della provincia di Alessandria. Con partenza e arrivo a San Sebastiano Corono si è svolto infatti il rally Terre del Timorasso d'Ertona. Ce ne parlerà tra poco Fabrizio Mattana nella pagina sportiva e poi come sempre le previsioni del tempo e le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni.